Buonasera a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Velodrome Opinioni a Confronto. Ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo adesso in diretta streaming sul sito www.velobike.it e naturalmente rinnovo l'appuntamento con le nostre repliche disponibili sul canale YouTube. Alexander Kristoff ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France, la Bourg-en-Bresse Saint-Étienne, di 185 chilometri e mezzo. Il norvegese della Katusha, vincitore quest'anno della Milano-Sanremo, ha preceduto nell'arrivo in volata col gruppo quasi interamente compatto lo slovacco Peter Sagan della Cannondale, all'ennesimo piazzamento d'onore, e il francese Demare. Rispettivamente sesto, settimo e nono di giornata, gli italiani Matteo Trentin, poi declassato purtroppo di 30 secondi per aver cambiato corsia, Daniele Bennati e Daniel Oss. Ha conservato agilmente la maglia gialla il leader della classifica generale Vincenzo Nibali dell'Astana. Il ciclista siciliano, con il supporto del suo team, nonostante il grande caldo, ben 30 gradi si sono raggiunti oggi sulle strade francesi, ha controllato senza problemi Richie Porte, Alejandro Valverde e gli altri avversari diretti in chiave maglia gialla. I mutati distacchi nella graduatoria della Grand Boucle. Nibali è sempre davanti a tutti con 2 minuti e 23 di vantaggio sull'australiano della Sky, attualmente secondo. Staccato di 2 minuti e 47 secondi invece lo spagnolo della Movistar sul gradino più basso dell'odierno podio virtuale. E noi naturalmente vi aspettiamo dopo la pubblicità. Questi sono i temi dei quali tratteremo oggi con i nostri ospiti e naturalmente con il nostro corrispondente da Velobike. Prego la regia di lanciare la pubblicità. CZ Sport presenta la calza brevettata Compression Zone. Sforzi importanti richiedono tempi di recupero lunghi. Le calze Compression Zone permettono un più veloce recupero, come dimostrato da studi medici pubblicati effettuati su atleti di varie discipline. Un'interessante novità per l'estate è il calzino corto per il ciclismo su strada. Per maggiori informazioni visita il sito www.compressionzone.com. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Ristorante Pizzeria Antico Masetto, il ristorante di tutti gli sportivi. Ristorante Antico Masetto, a Lamporecchio, ai piedi del mitico San Baronto. Tutti i giorni, escluso il giovedì, sono buoni per gustare le specialità di carne e di pesce. Antico Masetto, telefono 0573 82 118. Ed eccoci ritrovati in diretta qui a Velodromo, Opinioni a Confronto. Vado molto volentieri a presentare quello che è il nostro primo ospite. Sono molto lieta di dare il benvenuto al nostro primo ospite, appunto Robert Kiserlowski del Team Trek. Ciao Robert, mi senti? Sì, ti sento, ciao. Ciao, ti ringrazio per la tua disponibilità, per aver accettato il nostro invito, e vado a presentare una new entry nelle nostre conoscenze di Velobike, l'intervistatore di oggi, ossia Alessandro De Paulis. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera, sono tutti molto felice di averti qua tutta la puntata, e non indugiamo oltre, ti lascio il nostro primo ospite per la tua intervista, prego. Grazie Federica. Allora, intanto saluto anch'io Robert Kiserlowski del Team Trek. Ti voglio ringraziare intanto Robert, anche a te, per essere qui con noi, per la tua disponibilità, e anche appunto alla tua squadra, visto che dopo Fabio Fellini ieri sei il secondo che abbiamo l'onore di avere ai nostri microfoni. E allora ti volevo dire intanto come stai e se ti sei ripreso dal Giro d'Italia. Sì, sono ripreso e adesso sono partito a allenare bene per il Giro di Bologna e Vuelta a Spagna. Quindi farai la Vuelta, perché proprio Felline, Fabio ieri ci diceva che dovresti essere tu il capitano della Trek in Spagna, è così? Sì, è così, speriamo che faccia ancora nei primi 10, vediamo, io do massimo, vediamo. Infatti è chiuso al 10° posto anche il giro, e quindi appunto devo dire, l'obiettivo è la classifica, anche considerando che insomma ci aspetta una startlist con che nessuno ti aspettava, con Prom, Quintana, Aru, Rodriguez, Valverde, Contador se dovesse recuperare in tempo. Insomma, più la classifica o vai
un posto dei 10 o fai in Spagna per qualche tappa magari? No, vediamo, dai, adesso c'è ancora un po' più di 5 settimane, vediamo quando un po' prima di Vuelta c'è, arrivo in buona forma e tutto, provo a fare prima classifica ma anche appunto la tappa, sicuro. Mm-hmm. Ok, e invece il tour lo stai seguendo? No, io sono, dovrebbe andare al tour, ma fino al giro siamo parlati e siamo decisi che meglio che vado a Vuelta, e anche io penso che è meglio così quest'anno. Ma ci saresti voluto essere al piede di questa Gran Bucle? Ti piace il percorso, le montagne che ci sono, insomma, pensi che sarebbe stato adatto a te? A Vuelta o tour? Il tour. Ah. No, a me piace molto più... Sì, mi piace tour, non so, quando è partita la stagione io voglio fare giro tour, ma alla fine è arrivato così. A me mi piace, prima corsa che mi piace più è giro, ma dopo giro è tour, dopo queste altre corse. E appunto, allora, insomma, a proposito di tour, cominciamo subito a parlare del tour. Ti volevo chiedere, ti saresti aspettato Nibali così forte? Lo chiedo anche perché l'anno scorso, insomma, tu hai avuto la possibilità di confrontarti con lui nel giro che proprio Nibali ha vinto, quello del 2013. Come ti sembra questo Nibali? Ma a me sembra che lui vince la tour. Adesso sì. Vediamo, adesso arrivano queste dure tappe, ma lui è un talento e io penso che adesso lì non c'è persona che puoi battere. Forse Valverde, ma questi altri non penso. Dici che il tuo rivale numero uno per la classifica generale, il pericolo numero uno potrebbe essere Valverde, quindi secondo te? Magari non Porto. Sì, che per me, secondo me vince Nibali, ma l'unico che io penso che possa arrivare adesso in ultime settimane è Valverde, che con esperienza, corridore con esperienza è vecchio e sa cosa fa. E una domanda che ti voglio fare, insomma, tanti se lo stanno chiedendo in questi giorni: secondo te Nibali avrebbe vinto, cioè vince, diciamo, sarebbe stata la stessa cosa con Froome e Contador, oppure secondo te sarebbe cambiato così tanto? Non so, perché già in primo pezzo si vede che Nibali non è sbagliato niente, guarda, lui guida bici incredibile, anche io ho detto prima di queste tappe di Pavia qua ai miei amici, ho detto che questa tappa lui sicuro dà un po' tempo ad altri corridori, perché lui sa guidare meglio bici, mi sembra, come Froome e Contador e questi altri, e lui è molto importante questo. E anche queste tappe si vede che le strade non sono molto buone, scivolo con pioggia e tutto, ma anche quando il corridore di Astana è caduto davanti a lui, e lui è stato senza caduto perché lui sa guidare bici, e questo, ma così anche si vede che è forte, perché anche in Pavia sono stato lì con Cancellara, Saga in questo gruppo, e lui è andato via in Pavia, sicuro che c'è gamba. Alla fine tappa con Pedro siamo visti un po' di crisi perché anche è staccato di questo gruppo grande dove è stato. Molto bene. Poi... Prego, concludi pure. No, volevo fare un'ultima domanda a Kiserlowski sulle cadute, appunto, faceva accenno alle cadute, e tu che pensi, quale può essere la causa? I materiali, si parla dei materiali che sono troppo esasperati e che sacrificano un po' la sicurezza degli atleti per una maggiore performabilità, oppure è soltanto che è aumentato l'agonismo in gruppo? Tu che sei ormai un veterano del gruppo, appunto, che cosa ne pensi, Robert? Ma secondo me i corridori partiti a rischiare troppo, sai, tutti vogliono stare davanti e tutti non vogliono frenare, come sulla rotonda nel giro dove c'è questa grande caduta. Io ho visto rotonda e io ho partito a frenare e altri alterano. Sappiamo che strada non è buona, così è, tutti per posizione, anche secondo me il materiale sì, dovrebbe restare buone gomme, ma come io so, Tinko so, buone gomme più o meno sono tutte teste, sai. Secondo me noi in gruppo facciamo un po'
sai, per posizione e tutto. Ok, allora io ti ringrazio di nuovo e restituirei la linea a Federica a questo punto. Grazie mille, nostro primo ospite, Robert Kieserlowski. Io ti ringrazio a nome di tutta la redazione per la tua disponibilità. Adesso linea alla regia per la pubblicità e poi ancora qua con Alessandro De Paolis. Ok, grazie e buonasera. Carrozzeria Cascinese, gestione sinistri con assistenza legale, auto di cortesia, restauro auto d'epoca, tagliandi, officina meccanica e servizio pneumatici di tutte le marche. Noleggio furgoni ATP e auto anche per cerimonie. Carrozzeria Cascinese, la tua carrozzeria di fiducia. Via Piemonte 4, Cascina Pisa. Telefono 050 70 14 12. www.carrozzeriacascinese.it. IncoSpor, integratori per lo sport. Garanzia, trasparenza, massima qualità al miglior prezzo. Prova la differenza. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi di ciclo. Visita il sito www.incospor.it. IncoSpor, qualità tedesca, passione italiana. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Ben ritrovati in diretta qui a Velodrome, opinioni a confronto. Abbiamo appena salutato il nostro primo ospite, Robert Kieserlowski del Team Trek. Adesso andiamo a presentare quella che è stata la tappa odierna del Tour de France con Alessandro De Paolis. Ciao Alessandro! Ciao, ben ritrovata Federica, ben ritrovata. Ok, partiamo dal primo tema di giornata. Sagan ancora battuto? Sì, diciamo che oggi ne ha buttata via un'altra di chance e questa volta forse il pasticcio vero l'hanno fatto in Canon e non si è capito bene quello che volevano fare onestamente negli ultimi chilometri con Viviani prima a ruota di Sagan, poi il contrario e insomma alla fine ha vinto probabilmente quello che al giorno d'oggi è il velocista resistente in salita più forte, che è Christoph, che appunto ha vinto la tappa di oggi da Bourg-en-Bresse a Saint-Étienne, tra l'altro una tappa abbastanza strana perché ci si aspettava un po' di movimento con delle salite, insomma la Loira è una regione della Francia dove di pianura ce n'è veramente poca e invece praticamente il gruppo è arrivato compatto fino alla fine e se, diciamo l'unico assente eccellente è stato Kittel che non ha preso parte allo sprint finale e Christoph è stato bravissimo, ha anticipato tutti e ha portato a casa la vittoria. Mantiene quindi in maniera abbastanza tranquilla la sua maglia gialla, Nibali naturalmente lo aspettiamo domani, ma come vedi i suoi diretti concorrenti? Ma io francamente rispetto a quello che ha detto Robert poco fa starei molto attento tanto a Port, perché non ci dimentichiamo che Port ha forse dopo la Astana stessa la squadra più forte a disposizione in questo tour e poi molto molto attento starei anche ai francesi, se ne è parlato anche ieri in trasmissione con Marco Gaviglio e Paolo Viberti. I francesi potrebbero essere dei clienti molto scomodi qualora decidessero di qualizzarsi e come abbiamo visto anche nelle ultime tappe i francesi una mano se te la possono dare di certo te la danno, per cui attenzione soprattutto a questi avversari qui. Un'ultima domanda rispetto appunto a quelli che sono i piazzamenti degli altri italiani, cioè Matteo Trentin, Daniele Bennati e Daniel Oss, come li hai visti? Ma Trentin francamente la più bella sorpresa del movimento italiano del pedale in questo tour, continua a fare grandi volate, oggi abbiamo visto e soprattutto è stato bello vedere la Omega Pharma lavorare per Trentin negli ultimi chilometri come forse avrebbe lavorato per lanciare lo sprint a Mark Cavendish, questo è stato sicuramente molto bello, poi purtroppo non ne hanno avuta e quindi Trentin non è riuscito a fare un altro risultato ancora più prestigioso e poi Bennati, Oss sono i soliti insomma genieri in fase di volata, si sono un po' disfrigati, ovviamente hanno lottato per un piazzamento che hanno colto, insomma sono andati benino tutti e due. Ok, perfetto, adesso io darei la linea alla regia per la pubblicità, poi ancora qui con Alessandro De Paolis e la nostra, adesso è il caso di usare il femminile, seconda ospite, prego la regia.
Non è vero che non si può. Alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo è possibile avere accesso e possibilità di mutui e finanziamento a privati e imprese. E con noi sarete serviti anche il sabato. Apertura sportelli, infatti, dalle 9 alle 12. Banca di Pisa e Fornacette. 8.000 soci l'hanno già scelta. Ogni corsa è una storia. Ogni corsa è sia sofferenza che celebrazione. Ogni corsa spinge lontano i limiti. P6 migliora la tua performance e lo fa attraverso la ricerca e il crafting made in Italy. Il nostro percorso inizia oggi, insieme. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Ed eccoci ritrovati in diretta qui a Velodrome, opinioni a confronto. Abbiamo appena salutato, oltre al nostro primo ospite, anche quello che è stato il commento. Abbiamo ascoltato il commento di Alessandro De Paolis a proposito della tappa di oggi, ricordiamo, vinta da Alexander Kristoff, e che ha visto anche l'ottima prestazione del nostro italiano Matteo Trentin, oltre al Sagan, che è stato nuovamente battuto, come l'ha detto appunto Alessandro De Paolis, ha nuovamente buttato via quella che era una vera chance di vittoria. Adesso stiamo attendendo appunto il collegamento con quella che è la nostra seconda ospite. Sto parlando di una giornalista di Sky TG24, Chiara Lavarello. Appena la regia mi dà l'ok, sono lieta di presentarla. Ci sono novità sul collegamento? Ok, perfetto. Abbiamo in linea finalmente la nostra seconda ospite di serata. Sono molto felice di presentare e andare a salutare Chiara Lavarello. Ciao Chiara. Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao, naturalmente un grande ringraziamento dallo studio di Velodrome Opinione a Confronto per la tua disponibilità e un saluto anche a Alessandro De Paolis, nuovamente collegato con noi, prontissimo ad intervistare la nostra ospite, vero Alessandro? Sì, prontissimo, buonasera di nuovo a tutti. Allora, sì, intanto un ringraziamento anche a te Chiara per la disponibilità da parte mia. È sempre un piacere chiacchierare con voi di ciclismo, un grandissimo piacere. Lo è anche per noi, lo è anche per noi. Allora, io comincerei con l'ultima domanda che l'ospite che ti ha preceduto, alla quale l'ospite che ti ha preceduto ha dato una risposta secca. Nel senso, Kiserlowski alla domanda chi è l'avversario più pericoloso per Nibali ci ha detto Valverde. Tu che cosa ne pensi? E io invece rispondo Richie Porte. Sì, è proprio qui che volevo arrivare. Infatti si diceva poc'anzi che insomma Porte, a parte la Astana, la Sky, lasciando perdere Froome ritirato, è la squadra più forte, insomma, oltre la Astana. Assolutamente. Assolutamente, il Team Sky ha avuto indubbiamente molta sfortuna perché insomma perdere così la punta di diamante, poi la squadra era stata costruita interamente intorno a Froome, girava completamente intorno a Froome. Fortunatamente c'è una seconda punta, un secondo capitano. E che secondo capitano, me, direi? Sì, capitano, esatto, dopo Chris Froome, dopo il ritiro di Chris Froome, adesso tutta la responsabilità del team è sulle spalle di Richie Porte. Che è un ottimo corridore, e che mi dicono aver ritrovato il colpo di pedale dei giorni migliori. Dopo un po' di appannamento non è stato un inizio di stagione particolarmente brillante né particolarmente facile per lui. Pensava di entrare in forma molto prima, pensava di riuscire a fare addirittura il Giro d'Italia. Esatto, e invece no, la preparazione è andata un pochino più a rilento, succede, capita, chi ha fatto un po' di sport lo sa che il nostro corpo non siamo degli automi e quindi a volte risponde in una certa maniera, a volte si prende un po' di tempo in più. Adesso invece sembra, mi dicono, che Richie Porte sia in una forma crescente. E io sono molto curiosa di vederlo perché il percorso del Tour si è adatta molto anche alle sue caratteristiche, è un ragazzo molto sereno, un ragazzo brillante, determinato e soprattutto corre senza pressione in questo momento perché il Team Sky, ripeto, puntava tutto su Chris Froome e quindi tutto ciò che viene da lui è bene.
e guadagnato. Sono molto molto curiosa di vedere questo primo test, già che arriverà domani, dopodomani, cioè l'Isoar, insomma, direi che è un test già molto serio. Anche se si scala l'Isoar dal lato un po' meno nobile, però una tappa tosta quella di domani. Senti, ti volevo chiedere, appunto ieri con Paolo Viberti si è parlato del fatto che il maggior avversario di Nibali, ora lasciando stare Porte, che insomma sembra star bene, i vari francesi che se si equalizzassero come si diceva prima potrebbero far molta paura, il vero avversario, dicevo, potrebbe essere Nibali stesso, non per lui in particolare, ma per il fatto che insomma in Kazakhstan non è proprio l'atmosfera serenissima. Che ne pensi? Assolutamente sì, sono d'accordo. Credo che Nibali sia il più grande avversario che Nibali stesso ha nel tragitto, nella strada che manca ancora da qua a Parigi. Leggevo oggi su un'intervista che è stata fatta molto bella dai colleghi di Gazzetta dello Sport a Basso, un uomo che sicuramente Nibali lo conosce meglio di chiunque altro. Basso diceva: se Nibali per vincere il Tour de France deve fare Nibali, deve essere se stesso, correre alla sua maniera, con la sua tranquillità, con il suo modo sempre un po', lo conosciamo, un po' sotto le righe, un po' sotto traccia, deve fare esattamente quello che sa fare, deve correre esattamente come corre di solito. Io non credo sinceramente che potrebbe essere un problema di pressione, psicologicamente da quanto lo posso conoscere è molto forte, molto determinato. Insomma, ci sono ancora, il tour praticamente deve, non dico ancora iniziare, però la parte quella difficile, quella tosta, in realtà è ancora tutta davanti alle ruote di Nibali. C'è anche l'incognita caldo, ieri è scoppiato il gran caldo, sentivo oggi che lui diceva ieri ero un po' affannato, oggi con una risatina ha detto già mi sono abituato al caldo. Sì. Il caldo delle montagne francesi, soprattutto dei Pirenei, io non penso che ci si abitui in 24 ore. Deve stare tranquillo, deve correre la sua maniera, deve difendersi a questo punto e non strafare, non andare oltre a quelli che lui sa essere i propri rischi. Se riuscirà a fare questo, secondo me non c'è nulla che lo possa fermare nella strada che va adesso fino a Parigi, e glielo auguro, ovviamente lo auguro anche a tutto il ciclismo italiano, che ha davvero bisogno di ritrovare un grande successo oltre Alpe. Ecco, fammi cogliere la palla al balzo, Chiara, e non so se tu l'hai letto, comunque diciamo qualche mese fa un nostro membro della redazione, Marco Caviglia, aveva lanciato proprio a questo proposito una bella provocazione, scrivendo un articolo in cui, diciamo con molta ironia, si augurava le maggiori fortune per Nibali al Tour. Perché? Perché una vittoria di Nibali al Tour potrebbe essere utilizzata proprio dalla federazione italiana, insomma da tutto quanto il mondo dell'Ital pedale, per mandare un po' a mascherare un momento dei più bui della storia del ciclismo. Tu cosa ne pensi? Ma guarda, innanzitutto sarei comunque felicissima per Nibali se vincesse il Tour de France, al di là di tutti i pensieri che noi possiamo fare, la dietrologia che possiamo farci intorno. È vero, in parte accolgo e sposo la provocazione, in questo senso. Essere un campione italiano, a parte il calcio che è un mondo completamente diverso, è molto difficile. Noi italiani siamo molto dissacratori, non proteggiamo i nostri campioni, non li coccoliamo, basta un piccolo gesto e immediatamente partono valanghe di critiche e pensieri, insomma, che molto spesso sarebbe meglio evitare. Sicuramente vincere il Tour de France provocherebbe un bello stress dopo Nibali, sicuramente. Io credo che lui nella sua grande semplicità sarà in grado, qualora la maglia gialla, come tutti ci aspettiamo, arrivasse a Parigi, sarebbe in grado di sostenere anche questo, magari di dare a tutti gli italiani una bella lezione di semplicità, come nel suo carattere.
una bella lezione in un momento in cui tutto lo sport italiano non sta brillando. La nazionale di calcio italiana è appena tornata, direi con le orecchie abbastanza basse dal mondiale, e lui con la sua semplicità, col suo modo umile, nel vero senso della parola, di comportarsi nei confronti di tutti, anche nei confronti nostri. Noi lo conosciamo da tanto tempo e lo abbiamo trovato sempre costante nel tempo, è sempre il ragazzo un po' schivo, molto disponibile e comunque sempre in ogni situazione con i piedi per terra, nel vero senso della parola. Quindi ti dico, non credo che un eventuale successo come potrebbe essere proprio quello potrebbe derivare dalla vittoria del Tour de France, non credo che cambierà Nibali e non credo neanche che cambierà più di tanto l'atteggiamento degli italiani nei confronti suoi. Tallino, non so, chiedo conferma a Federica se c'è il tempo per un'ulteriore domanda, altrimenti tempo abbiamo brevissimo, però ne vale sicuramente la pena, quindi prego Alessandro. Allora, no, infatti la mia ultima domanda mi ricollegherei all'argomento precedente e ti volevo dire, si comincia a parlare anche di ciclomercato e si comincia a parlare di posti che si liberano anche per fare il capitano per i grandi giri nelle più grandi squadre. Ti faccio l'esempio di Evans che potrebbe ritirarsi, degli Schleck che potrebbero essere scaricati dalla Trek, e appunto un Nibali che dovesse entrare definitivamente in rotta di collisione con Vinokurov, perché è lì il problema, dove lo vedresti proprio telegraficamente? Guarda, ti dico la verità, lo vedrei dappertutto, nel senso, qualora dovesse decidere di lasciare la Spagna, di cambiare squadra, gli auguro di trovare una squadra che abbia un progetto molto forte e creda in maniera altrettanto forte in lui. Poi non penso che sia un problema di casacca, di maglia o di sponsor. È una persona che si adatta abbastanza bene alle esigenze di una squadra. Sicuramente vale il discorso contrario, nel senso che saranno le squadre a fare la fila e ad andare, come si dice nel calcio, le buste per aggiudicarselo. Esatto. Credo anch'io. D'accordo, allora ti ringrazio di nuovo Chiara, è stato veramente un piacere averti come ospite e speriamo insomma di riaverti, ecco, anche in futuro. Grazie a tutti voi, quando volete, ripeto, è un grande onore, un grande piacere chiacchierare di ciclismo con voi. Grazie Chiara, grazie mille per la tua disponibilità e adesso linea alla regia per la pubblicità, prego. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale, agire locale. Banca Popolare di Laiatico. 18 filiali nel cuore della Toscana. Banca Popolare di Laiatico. 6.000 soci, tutti residenti nel territorio. La banca al tuo servizio. La tua banca. Due ruote fanno girare il mondo. Taddeia Santa Croce, rivenditore specialized e Piaggio, offre vendite e assistenza bici da strada e mountain bike, bici elettriche e motocicli. Gira il mondo su due ruote con Taddei. Lockman, tecnologia pura. Ed eccoci ritrovati in diretta qui a Velodromo Opinione e Confronto. Abbiamo salutato la nostra seconda graditissima ospite, Chiara Lavarello. E adesso andiamo a fare una telegrafica descrizione della tappa di domani con Alessandro De Paulis. Alessandro, 197 km e mezzo, primo vero banco di prova per Nibali, ma lo diciamo tutte le volte che lo attende una tappa difficile, quindi... Sì, aspettiamo davvero, vediamo, è vero, domani c'è il primo giorno di due sulle Alpi, una tappa molto complicata, in realtà la più semplice delle due, perché poi quella con la Rivarri Sul sarà ancora più difficile, però insomma c'è questa salita finale che porta a Chamrousse, che è molto dura, 18 km con una pendenza del 7,3 massima al 12, peraltro prima si scala anche il Falaghi, che è un'altra salita anche molto lunga con pendenze un po' più morbide. Attenzione, perché è un inedito nel Tour de France, non si è mai arrivati fin qui, se non nel 2001, quando però fu disputata una cronoscalata che vinse Lance Armstrong.
Attenzione anche perché è vero che Big potrebbe aver voglia di giocarsi, però non è da escludere neanche che Nipa li possa lasciare andare ad una fuga di qualche uomo non con qualche uomo non pericoloso in ottica classifica generale, che dunque potrebbe andare a giocare la vittoria di tappa. Faccio un nome su tutti, Pulito Rodriguez. Ok, perfetto. Quindi tu vedi questi fra questi protagonisti della giornata di domani? Sì, io diciamo io sono più per la fuga, nel senso che potrebbe secondo me arrivare la fuga, se dovessi dare un giudizio, ecco. Ok, io ti ringrazio, non ci resta che aspettarli questi oltre 190 chilometri di domani, aspettare naturalmente la risposta del nostro Vincenzo Nibali. Grazie, ti ringrazio, ti do l'appuntamento a prestissimo, è stato davvero un piacere, Alessandro. Sì, un ultimo annuncio proprio telegraficissimo, volevo appunto annunciare a tutti quanti gli amici di Velodrome e di Velobike che prossimamente sarà messa a disposizione sugli App Store di Android e Windows Phone l'applicazione di Velobike, e quindi perfetto, tutti quanti potranno avere le ultime notizie sul ciclismo e non solo a portata di mano. Hai fatto davvero bene, hai fatto. Quindi io ti ringrazio e ti do l'appuntamento a prestissimo. Grazie Alessandro. Ciao Federica, grazie a te, grazie a tutti quanti i nostri amici di Velobike e Velodrome. E naturalmente do l'appuntamento anche a tutti i nostri amici di Velobike e Velodrome a domani ore 21:30 in diretta streaming sul sito www.velobike.it. Grazie e buonanotte.